Ciao e bentornata in questo nuovo episodio di Eldaria. Continueremo sempre il capitolo 16. Nello scorso episodio abbiamo ricevuto la missione di risolvere il caso di Balenvia e quindi, insomma, cercare di salvare i miconidi, che sono quei funghetti tanto carini. E abbiamo cenato con Wangua e adesso dobbiamo tornare in camera, quindi andiamo subito avanti con la storia. Ok, già è sera. Eccomi arrivata. Invece di andare a dormire, mi sono messa a lavorare ancora al piano. Noi ci abbiamo un'idea fissa ormai. Voglio davvero che riesca, da un lato per provare loro di cosa sono capace, ma anche per me stessa. Dopo la mezzanotte, i miei occhi, stanchi dopo questa giornata di ricerca, mi obbligarono ad andare a dormire. L'indomani mi svegliai all'alba. Evelyn mi aveva dato un appuntamento medico e non avevo nessuna voglia di saltarlo. Conoscendola, mi avrebbe uccisa se me ne fossi dimenticata. Ho fame. No, aspettare ancora un po' perché devo andare a fare le analisi a digiuna. Credo che Evelyn mi abbia chiesto di essere a digiuno, non credi? È così. Quindi andiamo subito in infermeria, così facciamo le analisi e poi andiamo a mangiare. Ok. Ciao Evelyn. Oh, buongiorno. Nemmeno un minuto di ritardo. È il minimo. Allora siediti lì. Mi sono seduta sul lettino sul quale Evelyn ha l'abitudine di visitare i suoi pazienti. Contrariamente ai lettini della terra, è molto comodo. Quello che mi ha fatto mi è sembrato assolutamente normale. Ha controllato la mia gola per vedere se fosse gonfia, testato la mia pancia per vedere se non avessi male da qualche parte e ha anche misurato la mia pressione con uno strumento molto simile a quello dei medici terrestri. Poi la tragedia. Oh mio Dio. Si è avvicinata con una specie di pinza gigante piena di aghi? Eh? Oddio, che è sto sguardo? No, 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 no. Passiamo alle cose serie. Che fai? Cos'è quell'affare? Andrà tutto bene. No, sto scherzando, però, non lo so, guardate lo sguardo. Ha fatto aprire e chiudere la pinza venendo verso di me, oh mio Dio. Non sono tranquilla per niente. Mi sono tirata indietro d'istinto. No, Evelyn, aspetta. Ho un brutto presentimento. La sua espressione si è subito raddolcita ed è scoppiata a ridere. Ma mi prendi in giro? Il mio cuore batte all'impazzata. Se solo potessi vedere la tua faccia, moriresti da ridere. Io, questo non era che uno scherzo? Certo! Ah, ma che cosa ci fai con questo allora? Talvolta mi piace terrorizzare i miei pazienti. Ma come sei sadica, Evelyn? Ma che cos'è? Non conoscevo questo lato di Evelyn. Mi sorprende. E io che la credevo così seria. Sai che cos'è? No, non proprio. Uno strumento di tortura? È un antico utensile chirurgico, ha parecchie centinaia di anni e proviene dal tuo mondo. Pure, veramente? Com'è possibile che tu ce l'abbia allora? Un lascito dei miei genitori. Si tratta di un attrezzo che i miei bis nonni, ok, per questo non abbiamo mai visto il suo strumento e manco sappiamo com'è fatto, avevano trovato durante una spedizione sulla Terra. Faccio la collezione di utensili di medicina, è un po' la mia ossessione. Bene, ora passiamo alle analisi del sangue. Sei a digiuno, vero? Certo. Perfetto, non ti muovere. Evelyn ha prelevato un campione del mio sangue. È stata rapida e non ho nemmeno sentito dolore. Ecco fatto, ripassa tra 2 ore, potrò dirti tutto. Ok, perfetto. Non ho fatto colazione. Farei bene ad approfittare di queste 2 ore per provvedere. Ok, andiamo a mangiare. Visto come siamo state brave.
cioè il nostro stomaco non ce la fa più. Mamma mia, che fame! Spero proprio che Caruto sarà generoso oggi. Ciao, Caruto! Caruto? Ah, eccoti servita! Mi ha dato il vassoio con un gesto brusco. È ancora molto in collera. Sono andata a sedermi tranquillamente, senza guardare quello che mi aveva servito. Cosa? Un uovo all'occhio di bue? E della pancetta? Ho persino dei cereali e un cartoccio di latte! E io che mi aspettavo ancora del semolino o quel disgustoso spezzatino. Sono davvero stupita! Wang Wu ha parlato con lui, vero? Ho fatto un segno a Caruto per dirgli grazie, anche se all'aria ancora imbronciata mi ha proprio viziata oggi rispetto agli altri giorni. Mi sono presa il mio tempo per mangiare, sono andata un po' troppo di fretta in questo periodo, ma ho molto lavoro da svolgere se voglio riuscire a vincere questa sfida. Alla fine ho trascorso a tavola molto più tempo del previsto, spero che Evelyn non se la prenderà, ma do più di 2 ore per mangiare, ma che è? Io direi che, cioè, dopo la colazione che ci ha offerto, è d'obbligo ringraziare ancora Caruto prima di andare via, no? Ehi, Caruto! Eh? Io direi, cioè, assolutissimamente la seconda. Secondo me si scioglie come neve al sole. Ringraziare Caruto dandogli un bacino, ma quando gli ricapita più. Sono entrata in cucina e gli ho dato un bacio sulla guancia. Che buona la colazione, sei un vero chef. Oh, non se l'aspettava. Oddio, ma questa espressione dolcerrima, che cos'è? Io? Se n'è andato nel retro della cucina, rosso come un peperone. Visto, cioè, i baci sciolgono sempre tutti. Molto bene, che dovevo fare adesso che l'ho dimenticato? Ah, sì, da Evelyn. Dopo il bacio di Caruto non ci ho capito più niente io. Spero di non essere in ritardo. Che c'è? Ah! Ciao! Buongiorno, Casey. Non fai più le tue ricerche? Mi prendo una piccola pausa. D'accordo, spero che tu stia procedendo bene. Diciamo che va. Vabbè, dai, basta, poraccio. Io gli parlo più a lungo del mio problema, se no non andiamo più avanti con lui. Ho studiato diversi piani, ma tutti poggiano sul fatto di poter entrare nella grotta. Devo proprio trovare una soluzione a questo problema. Capisco. In ogni caso, non esitare a chiedere se hai bisogno. Mi farebbe piacere poterti dare una mano. Lo so e lo terrò a mente. Grazie. E se la cosa non ti disturba, mi farebbe piacere passare più tempo insieme a te. Ah, mi piacerebbe conoscerti meglio, anche se... Ah, veramente, Valchion? Ora? Mi spiace, ma non penso di essere ancora pronta per poter essere sola con te in un contesto diverso da quello lavorativo. Ah, no, quando ti sentirai pronta, naturalmente. Forse avrei dovuto aspettare ancora un po' prima di rivelarti tutto ciò. No, non ti preoccupare. Mi farai sapere quando sarai pronta. Non importa quando, io sarò accanto a te in quel momento. Wow. Ti ringrazio per tutti gli sforzi che fai con me, Valchion. Provo ancora molto rancore, ma sono anche colpita. Non voglio più mentirti o ferirti, Casey. Lo so, ma avremo bisogno di tempo per guarire, insieme. Quello che mi hai fatto non è poco, senza dubbio, non lo dimenticherò mai. Ma voglio sperare che con il tempo il dolore si attenuerà. Se c'è qualche cosa che io possa fare, non esitare a chiedere. Mi sono avvicinata a lui e gli ho appoggiato la mano sul braccio con un gesto comprensivo. Fa quello che hai detto e stammi accanto, il tempo farà il resto. Ha preso la mia mano nella sua e l'ha baciata. Te lo prometto. Oddio, mi sto sciogliendo. No, vabbè, no, no, la prima no, non lo voglio fare. Ho il cuore che batte all'impazzata. Credo proprio di aver cominciato ad arrossire. Perché noi proviamo dei sentimenti per lui, quindi. Ho distolto lo sguardo e sottratto la mia mano.
Non ti trattengo oltre. Buona giornata. A presto. Bene, ora devo proprio andare a trovare Evelyn. Il tempo scorre in fretta. Quindi andiamo di nuovo in infermeria. Eccomi di nuovo, Evelyn. Bene. In generale va tutto bene. Ma? Niente di grave, non preoccuparti. Una piccola carenza di ferro. Ho trasmesso l'informazione a Caruto che ti preparerà un menù speciale per qualche giorno. Ti sentirai meno affaticata, vedrai. D'accordo, mi fido di te. Puoi andare ora. Che rapidità! Posso tornare a lavorare al mio progetto. Ok, per fortuna siamo in ottima salute a parte il ferro. Che tra l'altro ne soffro sempre pure io, quindi... Ma guarda un po' che coincidenza. Allora, torniamo in camera. Vediamo un po' se riusciamo finalmente. Bene, ora è giunto il momento di concentrarmi sul piano. Ho cominciato a parlare ad alta voce. Mi aiuta ad organizzare meglio le mie idee, vero è pure a me. Come ha detto Wang Wai ieri sera, dovrò concentrarmi per riuscire a trovare un modo di entrare nelle grotte. E pensa alle cose della terra, dai! Per fare ciò ho bisogno di una mappa della regione di Balenvia, sempre che non sia stato tutto ingurgitato dal mostro dell'ultima volta. Sapete cosa ci vorrebbero pure? Le bombole da sub! Anche quelle lì secondo me sarebbe una buona idea. Ma la vera domanda è, come sopravvivere al veleno? Non so ancora in che misura le grotte siano riempite di veleno, né quando questo si sviluppi. Ma dobbiamo essere preparati. E bisogna trovare una soluzione per combattere l'effetto del veleno. Ho riflettuto a lungo prima di ricordarmi quella volta in cui i miei nonni avevano dovuto rimuovere l'amianto dalla loro casa di campagna. Eh sì! Avevo 5 o 6 anni ed ero in vacanza a casa loro. Era parecchio tempo prima che mio padre si arrabbiasse con loro e che tagliassimo ogni tipo di rapporto. Un uomo era venuto ad analizzare i muri della casa e mi ricordo che avevamo dovuto dormire in un hotel alcuni giorni. Degli operai con delle tute impressionanti avevano montato un grande tendone sulla casa. Ero convinta che si fosse stallato un circo e piangevo perché volevo andare a vedere i clown e i leoni. Oddio, che cosa carina. Questi ricordi, ormai sono la sola a possederli. Il sorriso di nonna Paulette e la gentilezza di nonno Lucien. E meno male che non li ho dimenticati. Penso proprio di aver trovato la soluzione che ci permetterà di entrare nella grotta. Devo andare a parlarne con Evelyn. Saprà sicuramente consigliarmi. Ok, visto che abbiamo trovato la soluzione, finalmente. Molto bene, dai, così andiamo un po' avanti. Ancora tu? Sì. Avrei bisogno dei tuoi preziosi consigli per la sfida che mi ha lanciato Miko. Sei fortunata, oggi non c'è nessuno qui, ti ascolto. Raccontai rapidamente ad Evelyn la storia dei miei nonni e descrissi le tute che avevamo nel nostro mondo. Erano utilizzate in caso di contaminazione, sì, vero, e pensavo che avrebbero potuto essere la migliore soluzione al nostro problema. Cioè, lei praticamente parla delle tute quelle grandi grandi, tutte bianche, che si vedono a volte tipo nei film. Sì, ok, l'ho capito. Per fare capire la mia idea, le raccontai del mio mondo. Armi chimiche, viaggi nello spazio, immersioni sottomarine, eccetera. Sì, anche gli astronauti hanno queste tute, soprattutto magari se devono andare sulla Luna. E dove? Sulla Luna, appunto. Alcune delle mie idee erano senza alcun dubbio fantascienza, visto che non era certo il mio ambito, ma erano delle piste per fare in modo che lei afferrasse il concetto. In effetti, visto come mi descrivi questa cosa, potrebbe essere una protezione perfetta. Ammetto che si tratta di una tecnologia che non conosco. A dire il vero, non abbiamo mai dovuto affrontare un problema di questo tipo. Il veleno lo conosciamo e siamo in grado di proteggercene, ma quello prodotto dai miconichi è davvero particolare. Nonostante tutte le mie analisi, non ho trovato niente per combatterlo efficacemente. Si è preso un attimo per riflettere. Maschere ad ossigeno, si dice così? Sì, le utilizziamo per respirare sott'acqua quando facciamo delle immersioni.
Dovremmo proprio unire le nostre competenze magiche e le vostre capacità tecnologiche. Abbiamo discusso per un po' sulla possibilità di una combinazione antiveleno. Evelyn non era però convinta di una combinazione integrale. Dopo tutte le analisi che aveva effettuato su Ezariel e me, non aveva riscontrato nessuna ricaduta o infiltrazione del veleno in seguito al contagio. Secondo me, una semplice forma di rafforzamento dovrebbe essere sufficiente a proteggervi. È quello che avevo già fatto con gli amuleti e mi pare abbia funzionato bene. Dobbiamo concentrarci sulla protezione delle vostre vie respiratorie. Dunque, potremmo restare sull'idea delle maschere? Sì. Ha disegnato lo schizzo di una testa sul quaderno. Si è subito messa a cancellarlo. Non so disegnare bene. Allora, visto che a me il disegno piace tanto, io dico la prima. Vuoi che me ne occupi io? Sono portata per il disegno. Ok. Le ho dato il cambio e abbiamo disegnato insieme una maschera. Oh, ma si vede, che bella! Sì, è proprio come me la immaginavo io, ok. Disegni proprio bene. Grazie. Dovrei cercare di mettere dei frammenti di ossigeno in questi due compartimenti. Dei cosa? Dei frammenti di ossigeno. Assomigliano molto alle sfere nel cielo, solo che al posto di trovarci delle nuvole o dei lampi, contengono solo aria respirabile. Sono molto più piccole, della taglia di una biglia. Basterebbe un sortilegio per farle scoppiare in ritardo. In questo modo faranno uscire l'ossigeno non appena colui che porta la maschera ne ha bisogno. Mi fido completamente di te su questo punto. Per quello che riguarda i preparativi e il materiale, avremo assolutamente bisogno dei Purrecus. Abbiamo discusso un po' di questa maschera e ho potuto annotare tutto una serie di cose, ma poi ho dovuto lasciarla tranquilla, aveva delle visite. Bah, dritto in faccia a Temico, sono quasi pronta per vincere la sfida! Sono troppo contenta! Pur io, troppo. Wangua, giusto in tempo! Eh? Sì, io ed Evelyn abbiamo trovato una soluzione per entrare nelle grotte senza rischiare di essere avvelenati. Davvero? Raccontami tutto! Ho spiegato tutto a Wangua, mostrandole il mio disegno. Le è sembrata un'idea eccellente. Come Evelyn, mi ha confermato che questa tecnologia le era del tutto sconosciuta. Se ci penso, mi rendo conto che abbiamo davvero avuto fortuna ad affidare a te le ricerche. Le tue conoscenze sulla Terra sono molto preziose. Non avrei mai pensato che avrebbero potuto esservi d'aiuto. Nemmeno noi. Miko sarà molto sorpresa e contenta di vedere tutto questo. Davvero? Sì, Miko, come molti di noi, crede davvero nel progresso tecnologico del nostro mondo e spera che possa garantire un futuro migliore. In ogni caso, buon lavoro. Ormai hai risolto il problema più spinoso. Ora devi chiedere ai ragazzi il numero di uomini che possono prestarti per l'operazione. Sì, e devo anche stilare un rapporto dettagliato della situazione a Balenvia e studiare bene i luoghi. Devo incontrare parecchia gente. In effetti, corri allora. A presto. Allora, ci sono tantissimi obiettivi che si sono sbloccati e che devo quindi fare. Devo parlare con tantissima gente, che ovviamente non riuscirò a trovare, figuriamoci. Oh! Kero? Casey? Non ha l'aria di essere troppo occupato. Ne approfitto per chiedergli un po' come stia. Allora, come va? Tutto bene, grazie. Perché volevi vedermi? Per due ragioni. Avrei bisogno del tuo aiuto a proposito di Balenvia. In che senso? Avrei bisogno di conoscere la politica di Balenvia per poter capire meglio i suoi abitanti. Devo poter pensare a differenti strategie. Capisco. Kero Shane mi spiegò brevemente la politica che regnava a Balenvia. Non una monarchia, ma nemmeno una vera e propria repubblica. Il villaggio era gestito da un sindaco eletto da tutti. In realtà, però, solo Aglè, la decana, prendeva veramente tutte le decisioni più importanti, visto che era la più saggia fra tutti.
Ma allora perché non ordina agli abitanti del villaggio di non attaccarci se andiamo là? Proprio qui è entrato in gioco il loro sindaco. Sotto la pressione dei suoi concittadini ci ha vietato di intervenire. D'accordo, capisco. Abbiamo discusso per un po' della situazione a Balembia e di questa specie di sindaco parecchio influenzato dal suo popolo. Ah, e poi sembrerebbe che tu voglia abbandonare la guardia. Come lo sai? Ti ho sorpreso mentre ne stavi discutendo con Igar e poi lei me ne ha parlato. È davvero preoccupata all'idea che tu parta. E allora? Si tratta di una mia scelta. Potrò pure fare quello che voglio. E poi, la decisione è presa. Non sono più un membro della guardia scintillante ormai. La mia partenza non è che una questione di giorni. No, ti prego, non andare via, Kero. Convinciamolo a restare. Per favore, non partire. Non ti ci metterai anche tu ora? Oddio, non so quale rispondere, cioè non le posso dire tutte e tre. Rispetterò la tua scelta, ma non volermene se desidero nel profondo del mio cuore di vederti restare. Casey! Se n'è andato, anche se non sono riuscita a convincerlo a restare, spero proprio che rifletterà e che prenderà la decisione più saggia per lui. No, secondo me resta comunque, non se ne va. Ok, allora io mi fermo qui con questo episodio perché ho pochissimi mana e quindi devo vedere come riuscire ad andare avanti nella storia. Spero che vi sia piaciuto, io ovviamente non vedo l'ora di andare avanti, la storia procede bene. Fatemi sapere cosa ne pensate, se questo video vi è piaciuto mettetemi un like, se non siete iscritti al canale iscrivetevi così non vi perderete i prossimi video e noi ci vediamo in un prossimo gioco. Ciao!